coloro che ascoltano la parola e la custodiscono e la mettono in pratica, cioè la parola ha preso radice e sta dando frutto, questi sono mia madre e i miei fratelli. La comunità cristiana, la riconciliazione con la propria storia, passaggio alla libertà e quindi a una relazione di amore autentico e non ipocrita e non possessivo e non morboso, passa inevitabilmente per la comunità cristiana. Se non c'è comunità cristiana non c'è rapporto libero, genitori figli, figli genitori, fratelli. Mai, impossibile, questa è parola di Dio. Perché è nella comunità cristiana che riconosciamo i nostri limiti, riconosciamo i nostri gli inganni del demonio, riconosciamo attraverso la parola chi siamo veramente. La parola di Dio ascoltata ci colloca nella verità, ci decentra, cioè ci toglie dal centro dell'universo e ci fa incontrare col suo amore, con la sua misericordia. Ci fa stare dentro le viscere di misericordia della nostra madre, che è la Chiesa, che è Maria, la stessa che ha gestato Gesù. Per questo ciò che Eva ci tolse, ci ridona Maria, dice la Chiesa. E non a caso Maria era lì, con i fratelli. Chi più di lei ha ascoltato e ha messo in pratica la parola? Lei ha generato Cristo, la vita nuova. Ma era lì proprio per condurre i fratelli alla verità. E c'è un passaggio fondamentale da fare, che è proprio questo del passare dall'essere fuori dalla comunione, dalla comunità, cioè essere fuori da questa relazione nuova, celeste, libera, a causa della folla. Allora possiamo chiederci oggi qual è la folla, cos'è la folla per me, cos'è il pensiero mondano, chi è che mi impedisce avere una relazione libera, ascoltare la parola e metterla in pratica, cioè vederla compiuta nella mia vita. E qual è la folla, cos'è che si affolla? Dice, si affollano i pensieri, per esempio. Quanti pensieri abbiamo che ci separano dal Signore nostro Gesù Cristo? Quanti progetti, quante proiezioni, quante esigenze abbiamo? Tutto quello che fa opera il demonio, che ti metti al centro. Per cui tuo padre non ti ama, tuo padre non è come dici tu, tua moglie non è come dici tu, tuo fratello non è come dici tu, la storia è stata ingrata con te, eccetera, eccetera. Tutto quello che noi sappiamo è che la psicologia forse riesce in qualche forma alle volte a tirare fuori, ma mai ad esorcizzare, mai a sanare. Perché nessuno fuori dalla comunità cristiana ti dirà che tu soffri a causa dei tuoi peccati e non a causa di tuo padre, di tua madre, eccetera. Per questo la comunità cristiana è l'unico luogo dove possiamo essere sanati alla radice, cioè perdonati. Solo uno che è perdonato veramente, cioè vede perdonato il suo peccato, se cade questa radice di menzogna velenosa del demonio che tutto ti porta a vedere con invidia, tutto ti porta a vedere con sempre con un rancore dentro, con un senso di ingiustizia subita, eccetera, e ti porta a vedere che tu sei la causa dei tuoi peccati, non tua madre. Anche se tua madre t'avesse abbandonato, anche se tua madre fosse una prostituta, avesse avuto 20 amanti, anche se tuo padre fosse andato con una ragazzina e t'avesse lasciato lì a 3 anni, certamente t'ha fatto soffrire e ti fa soffrire tutto questo, ma è quello che dice il Signore, che entra nel corpo, che entra nel cuore dell'uomo, ma non ha il potere di renderlo impuro. Quello che rende impuro l'uomo, cioè quello che rendere impuro l'uomo significa che rende l'uomo incapace di celebrare il culto, cioè di benedire il Signore, cioè di vivere nella pace, nella libertà, è quello che esce dal cuore dell'uomo. Allora, se mio padre mi lascia, lascia la famiglia, divorzia, fa una cosa terribile, che cosa esce dal mio cuore di fronte a mio padre? Perché se io sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio, allora mi metto davanti alla croce, dovrebbe uscire, padre, perdonalo perché non sa quello che fa, ma non esce quello, esce rancore. Esce odio, allora quello mi fa soffrire, veramente, anche se sono stato violentato, violentata, da mio padre o da mio zio, quello che veramente mi fa soffrire è quello. Allora questo dice il Signore oggi, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi è che mi genera, mi gesta, mi genera, mi partorisce, chi è che fa opere di vita eterna, cioè chi ha dentro la mia natura, questo dice, no, se mia madre o mio fratello, lo stesso, chi è che ha la mia stessa sangue, il mio stesso DNA, chi ascolta la parola, perché l'unica è la parola che ci denuncia di peccato, e denunciandoci di peccato ci annuncia l'amore di Dio. Cioè compie in noi il kerigma, la buona notizia, il mistero pasquale di Cristo, che scende nella nostra morte, ci toglie da quella menzogna e ci annuncia la verità che ci salva, ci fa liberi. Ma senza sconti, dicendoci la verità, tu soffri per i tuoi peccati, tu soffri perché hai divorziato, tuo marito ti ha lasciato, ma tu hai abbandonato il sacramento, cioè il potere di Dio nella tua vita, va benissimo, ingannata o ingannato, e la società, non avevi fede, va tutto bene, però tu hai rotto qualcosa. Ma l'ha rotto prima mio marito, l'ha rotto prima mia moglie, se n'è andata, io che facevo? La mia vita rimaneva così, distrutta, avevo 25 anni, 26 anni, che facevo?
ma adesso sei felice. Dice, si è ricostruita una vita. Che vita? Se si ricostruisce sulle macerie di qualcosa che non è risolto, non è perdonato, non è riconciliato, crollerà di nuovo, in un'altra forma, di fronte a un'altra cosa. Allora, magari nel rapporto con i tuoi figli, con le tue figlie, perché questa ferita arriverà anche a loro. Invece, la Chiesa, che ti annuncia la parola, ti dice la verità. Dicendo, come fai a fare la comunione? Perché tu vuoi prendere il corpo di Cristo se sei separato e c'è un rancore verso tuo marito, tua moglie che... L'altro che ti ha fatto sicuramente del male, ma che dal quale tu hai voluto divorziare, non hai subito il divorzio perdonando e caricando del peccato dell'altro, no, è uscito da te il rancore, il veleno, e hai rotto qualcosa che a te non spettava rompere. Innanzitutto perché l'uomo non separa ciò che Dio unisce, e se proprio hai dei dubbi, mettiti nelle mani della Chiesa, e lasciandoti condurre dalla Chiesa, affidandoti ad essa, aspetti il suo discernimento per sapere la volontà di Dio, se cioè quel matrimonio c'è stato o non c'è stato. E nel caso che venisse riscontrata una nullità nel vostro matrimonio, ciò non toglie dal tuo cuore i tuoi peccati nei confronti di colui il quale o di colei la quale è stata la tua partner o il tuo partner, con il quale o la quale forse hai avuto anche dei figli. La Chiesa ti annuncia che la felicità e la libertà per amare ed eventualmente anche per sposarti con un'altra persona passa per la riconciliazione con chi ti ha fatto del male, ti ha tradito e che tu hai giudicato, con chi tu hai disprezzato nel profondo del cuore. L'autentica libertà e la felicità non passano per il divorzio, come non passa per un tribunale dove porti la persona che ti ha fatto del male, che è stata ingiusta con te, come non passa per il rancore sordo e l'odio che conservi magari per tuo padre che ti ha violentata. Di questo io sono testimone. La parola di verità, annunciata e seminata nel cuore delle persone dalla Chiesa, produce frutti incredibili di vita eterna. Cioè davvero trasforma i peccatori, coloro i quali hanno scoperto che la fonte, la radice della propria sofferenza è il proprio peccato. Riconciliate, sono trasformate in madri e fratelli di Cristo. Generano cioè Cristo nei loro atteggiamenti, nelle loro parole, nell'avere misericordia degli altri, perché questo significa essere madre di Cristo, essere madre di atteggiamenti, gesti, parole, sentimenti di misericordia, di perdono. Anche qui in Giappone, in virtù dell'annuncio di verità della Chiesa, io ho contemplato il potere di questa parola nelle donne che un lungo cammino di riconciliazione con Dio, dove hanno sperimentato l'amore di Dio nella loro vita, poter perdonare cose terribili e sentirsi veramente liberi, accettare di non poter prendere la comunione per aver contratto un matrimonio senza libertà, con violenza, eccetera. E dopo un'attesa accompagnata dalla Chiesa come una fidanzata, davvero come una fidanzata, perché il tempo nel quale tu non puoi ricevere la comunione è il tempo del fidanzamento con Cristo e della conoscenza profonda e intima di chi sarà tuo sposo, di chi entrerà in comunione con te, portando nel tuo cuore anche la persona che ti ha fatto del male, dalla quale sei separato o separata, nel perdono e nella misericordia con la quale lo sposo ti accoglie nelle nuove nozze. Un tempo di purificazione, di preparazione, di conoscenza, un tempo meraviglioso di riconciliazione profonda. Altro che castigo, altro che moralismo, altro che tutte queste stupidaggini che si dicono sulla Chiesa. È il grande discernimento della Chiesa. Dio non ti sta giudicando perché non ti dà la comunione. Dio ti ha perdonato in Cristo, ma tu hai bisogno di comprendere quello che c'è nel tuo cuore, che manca qualcosa, che rompendo con l'altro hai rotto la comunione anche con Dio, una comunione che solo Dio può ricostruire. Per questo affidati alla Chiesa, lasciati condurre in un cammino di conversione, un cammino di penitenza e vedrai meraviglie nella tua vita, perché come dice il Signore di fronte alla malattia e alla morte di Lazzaro, questa malattia non è per la morte, ma perché attraverso di essa si manifestino le grandi opere di Dio. Quello che tu stai vivendo, quello che tu hai vissuto nella tua storia, non è per la tua morte o perché tu covi un rancore per tutta la vita, ma perché attraverso di essa, cioè attraverso di questa croce, si manifesti la sua gloria, si manifesti il suo amore, attraverso di te.
attraverso la riconciliazione profonda di te con Dio e di te con gli altri. E questo può avvenire soltanto nella Chiesa, dove tu sperimenti di essere oggetto del perdono di nostro Signore Gesù Cristo, che Lui non ti ha mai ripudiato, non ha mai divorziato da te, ha sempre preso su di sé i tuoi peccati, ti ha sempre giustificato, ha sempre detto: Padre, perdonala, perdonalo, perché non sa quello che fa. Per sperimentare questo perdono dobbiamo riconoscere quello che non sapevamo di aver fatto. Una volta riconosciuto, grazie alla parola annunciata, possiamo, come le persone che ascoltavano San Pietro nel giorno di Pentecoste, sentirci trafiggere il cuore e convertirci, accettare nella nostra vita il perdono e la misericordia che ci rigenera, che ci fa madri e fratelli di Cristo. E che significa diventare fratelli di Cristo? Lo dice il Signore, no? Perdonate quelli che vi fanno del male. Questo amore è solo in Gesù Cristo e in coloro i quali sono uniti a Lui nella Chiesa. Dove? Oggi il Signore guarda te e me e dice: ma tu sei mio fratello, tu sei mia madre. In questa relazione, in questo fidanzamento, tu sei mia madre. E non più madre della concupiscenza, dell'egoismo, della morbosità. Non sei più fratello della libidine, della lussuria. Ma puoi partorire me per la tua fidanzata, puoi partorire me nelle parole, negli sguardi. È Cristo che parla con la tua fidanzata, con tua moglie, con i tuoi figli. Pensa, se sono io dentro di te, non sarai schiavo dell'altro, perché dice: non siete voi a togliermi la vita, sono io che la do. Questa è la chiave della libertà. Io la do perché ho il potere di dare e di ritrovarla. Chi ha questa natura dentro è libero, è fratello di Cristo. Dice una lettera agli Ebrei che, poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Per farci liberi, per compiere il Vangelo di oggi, il Signore non si è vergognato di chiamarci fratelli. Cioè, Gesù Cristo oggi passa e dice: tu sei mio fratello. Mamma mia, ci manco come a me. A me dice: fratello, io non so niente, guarda, io mica t'assomiglio, Signore, guarda, sono tutto diverso, tu hai gli occhi scuri, io ho gli occhi azzurri, cioè tu pensi in un modo, io penso in un altro, tu parli in un modo, io parlo in un altro. Tu ami, io odio, tu perdoni, io ho rancore. È così. Ascolta questa parola con cuore docile e lascia che essa generi in te il fratello e la madre del nostro Signore Gesù Cristo. Lascia che io mi dia il mio sangue per te. Nutriti col mio sangue, nutriti col mio corpo, ascolta la parola che ha il potere di purificarti dai peccati e di plasmarti a poco, con questi colpi di scalpello, piano piano, e ci fa a immagine e somiglianza di Dio, nella comunità cristiana. Questa è la libertà, questa è la felicità che il Signore vuole concederci gratuitamente. Amen e grazie Don Antonello. Buongiorno e buon martedì a tutti della pagina Amici di Gesù. Oggi un commento forte e pesante, in particolar modo per i fratelli che vivono in questa condizione. È un po' anche una catechesi sul matrimonio da ascoltare, meditare e cercare di comprenderla mettendola in pratica. Vi auguro buona giornata a tutti, da Emilio.